Sì, oggi a Serra di Falco apriamo una nuova sede per quanto riguarda sia l'attività sindacale che per quanto riguarda i servizi. Qua i cittadini troveranno assistenza a 360 gradi, sia per quanto riguarda tutte le vertenze nell'ambito lavorativo, ma soprattutto per i servizi 730, ISEE, pensionati e quant'altro. Oggi è un giorno importante anche perché in un altro comune della provincia viene aperta un'altra sede sindacale e di assistenza, ma soprattutto per dare vicinanza ai cittadini e alla gente che ne chiederanno di utilizzare questa sede. A gestirla sarà Lina Inglese che da tempo è insieme a noi all'interno dell'organizzazione sindacale e per questo oggi abbiamo anche la presenza dell'onorevole Arangio, del segretario regionale Rosario Meli e del coordinatore nazionale per quanto riguarda gli enti locali, Massimo Arena. Per noi è una grande soddisfazione oggi questa nuova apertura della sede perché questo sindacato si sta ramificando in tutto il territorio, non solo provinciale ma anche regionale. Quindi avendo la fiducia dei cittadini e di tutti gli assistiti che usufruiranno di questa sede. Sicuramente una nuova realtà, ma soprattutto un punto di accesso per i servizi in questa città. È sicuramente una cosa lodevole. Lina sarà sicuramente in grado di gestire questo punto di accesso ai servizi che, come è stato detto, è a 360 gradi. Si occuperanno anche di CAF e sicuramente è un servizio per la città importante, perché tutte le persone con più difficoltà avranno un punto in più dove possono essere risolti i loro problemi, e quindi sicuramente un'iniziativa lodevole e poi utile sicuramente ai cittadini. Sono veramente molto contento di essere qui in un paese della provincia di Caltanissetta, la provincia che mi ha dato i natali, e su cui stiamo facendo una grande operazione con il mio amico Bonaffini, con Arena, ma con tanti altri amici, con Lina oggi, di ulteriore ramificazione sul territorio perché abbiamo un obiettivo specifico, che è quello di fare diventare la provincia di Caltanissetta, e Caltanissetta in particolare, il cuore pulsante di una nuova vision politica del sindacato. In particolare la nostra idea è quella di riportare il sindacato alle origini, perché ci siamo resi conto nel corso di questo tempo che purtroppo una parte del sindacato, una parte della mission reale del sindacato è andata perduta. Noi riteniamo che abbiamo l'esigenza di stare vicini alla gente, di ascoltare la gente, di ascoltare i loro problemi e per quello che ci sarà possibile di affrontare con i nostri servizi, con le nostre consulenze, con l'alta professionalità che riteniamo ci distingua in tutto il territorio nazionale, le tematiche che loro verranno a sottoporre anche in questa sede. Questa nuova realtà a Serra di Falco sicuramente è una cosa molto importante per noi perché significa una crescita nella nostra provincia, visto che siamo tutti missieni con l'onorevole Arancio, Rosario, Manuel e Lina. È diciamo, un momento importante perché, come diceva Rosario, in effetti l'intenzione è quella di fare diventare Caltanissetta un centro, una provincia importantissima per il sindacato, che ha una valenza sicuramente nazionale e dal nazionale si vuole investire tantissimo sul territorio perché bisogna portare avanti le istanze dei lavoratori, non solo quella dei dipendenti degli enti locali, ma per quanto riguarda tutti i lavoratori, in un momento particolarissimo in cui c'è crisi di lavoro, ci sono tantissime, diciamo, problematiche legate ai lavoratori, sicuramente questo vuole essere un punto di riferimento nuovo e vuole cambiare anche lo status quo, cioè non ci possiamo accontentare di protestare solamente, ma vogliamo proporre anche qualcosa di concreto e di innovativo per i cittadini, per i lavoratori, anche dal punto di vista